Ciao amici, voi come state? Qui sono iniziati i primi freddi, un po' in tutta Italia, almeno così dice il meteo. C'è qualche fortunato invece che si gode ancora il bel tempo o fa freddo anche da voi? Scrivetemelo nei commenti perché sono curiosa, lo sapete. Qui fa un freddo. Squaletto dice che con questo freddo polare gli toccherà diventare uno squalo bianco. Quando arriva la stagione fredda, a forza di vedere pubblicità di medicinali e sentire che le persone si ammalano, ci viene da pensare che ammalarsi sia normale. Non è vero? Perché non lo è? Per i bambini sì, perché devono formare il loro sistema immunitario, ma per gli adulti no. Se ci pensate, i nostri nonni o genitori, se avete qualche primavera in più come me, loro si ammalavano molto poco. Questa settimana allora voglio vedere come non ammalarsi quasi mai. Hai preparato i tuoi video settimanali come sempre? Certo, perché no? E il modo migliore per vederli tutti è iscriversi al canale. È facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vederli. Ora voglio darvi subito tre trucchetti pratici che vi faranno ammalare molto meno, perché come dico sempre la prima causa dei malanni stagionali sono le abitudini dannose nello stile di vita, gli errori di comportamento. Allora vediamo cosa fare. Trucchetto 1. Usare sempre il berretto di lana, cappellino, cuffia dicono in Emilia Romagna o come lo chiamate nella vostra zona. La testa non è solo un insieme di ossa dure con dei capelli, contiene il cervello che deve rimanere al caldo. Se la testa si raffredda, tutto il corpo deve consumare energie per scaldarla e si indebolisce. E poi con la testa fredda è più facile accumulare muco con i seni paranasali, uguale sinusite. Eccoci! Trucchetto 2. Usare la sciarpa. Ma scusa, che novità. Fammi finire. La sciarpa non serve solo a riparare la gola, ma deve coprire anche la bocca. Così fa da barriera all'aria che respiriamo e riscalda un po' l'aria fredda. Respirare aria troppo fredda stressa le vie respiratorie, i polmoni, raffredda il corpo intero e ammalarsi diventa più facile. Trucchetto numero 3. Soffiarsi il naso regolarmente e a fondo. Soffia, soffia. Meglio. Questo è importante soprattutto per i bambini. Sappiamo tutti che per loro soffiarsi il naso è una perdita di tempo. Invece abituiamo noi stessi e loro a soffiare il naso a fondo finché sentiamo di esserci liberati il più possibile. Quindi alla sera e alla mattina vai col fazzolettino di carta, altrimenti il muco si accumula e in casa tutto. Avete visto come sono facili? Se vi piacciono questi consigli per ammalarvi di meno, datemi in cambio un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi consigli. E ora il video della settimana. Le 5 spezie antinfiammatorie più potenti che potete inserire nella vostra alimentazione quotidiana per sostenere il sistema immunitario. Vi farò vedere come fare un frullato di frutta e verdura facilissimo, velocissimo, senza latte, senza zucchero, senza grassi, nutriente, proteico e antifreddo. Riscopriamo i segreti di salute delle nostre nonne con i 3 rimedi della nonna più assurdi, ma che funzionano davvero contro i malanni di stagione. Adesso condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. Fateli iscrivere, facciamo diventare grande il canale insieme. Per oggi è tutto e io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!